largo al factotum, le arie Figaro, no? Quella che abbiamo fatto al Festival di Sanremo, quella roba lì, la cantano tutti, giusto? La sanno tutti. È stata scritta 200 anni fa e Rossini, quando l'ha scritta, non era quel vecchio che si vede nei quadri, un po' panciuto con il bastone, ma era uno di 24 anni, più giovane di Sfera Ebbasta. È roba fatta, pensata dai giovani per i giovani, di una qualità superiore mille volte a ciò che viene fatto oggi. Infatti dico questa cosa che poi c'ha l'effetto di una battuta, ma non lo è. Quando canto largo al factotum, capita, no? Allora al pubblico io dico: pensate che adesso noi siamo qui e stiamo ascoltando e ci siamo entusiasmati per una musica scritta da uno di 24 anni 200 anni fa. Adesso chiudete gli occhi e immaginatevi fra 200 anni di essere nello stesso posto, riuniti, entusiasti a ascoltare un pezzo di Sfera Ebbasta. Povero Sfera Ebbasta. Vedi che fa ridere? L'effetto è comico perché è impossibile. Ma lo dico senza disprezzo. Magari invece avrà 200 anni. No, ma c'è qualcosa di oggettivo, cioè la qualità della musica di Rossini, come quella di Mozart, tutti giovani poi, no? Tutta gente di 20 anni, Bellini è morto a 34 anni, tutti giovani, ma la qualità, al di là che ti piaccia o no, ma la qualità è talmente più alta che non è neanche paragonabile alle canzoni che ascoltiamo oggi, no? Per cui si ritorna a quella cosa che avevo detto, quella delle cose fatte bene. Volete fare una roba nuova, volete fare la trap? Fatemi sentire delle robe interessanti, cioè delle robe scritte bene, complesse, con qualcosa di nuovo, no? Ascolti qualunque pezzo, ascolti in radio di questi trapper, mi annoio immediatamente. E aggiungiamo che non l'hanno fatto loro perché usano campionamenti, dunque quindi sfruttano cose fatte da che potrebbe anche essere no, quella... ma quindi non adesso, ma non volevo gli applausi, volevo dire che non si tratta di né di razzismo né di del vecchio che critica i giovani, perché poi invece c'è qualche giovane che fa delle robe sì, ci sono, fatte dai, bene, insomma, pochi in Italia però, dolore, insomma, molto all'estero basta. Però qualcuno c'è, va bene, io non direi sparo più. Di lasciarti cantare. Grazie. Se sei d'accordo, grazie Elio, grazie.